Salve a tutti, bentornati sul canale, qui è Massimo Rea e ieri dopo la riunione del FOMC si è deciso che arriva il tapering. Andiamo! Salve a tutti, bentornati sul canale, qui è sempre Massimo Rea. Vi ricordo che io faccio un one shot dove mi concentro sui contenuti e non a fare tagli o montaggi, quindi lasciate un like se questo video sarà per voi utile oppure iscrivetevi se siete nuovi. Allora, avevo già parlato sul canale del tapering 2 mesi fa della paura del tapering e di come il mercato affronta questa situazione e quindi di conseguenza come noi possiamo prepararci al tapering. Ho spiegato che cos'è, serve alla riduzione degli acquisti dei bond da parte dello Stato. Se andiamo a vedere il balance sheet dell'America, che ce l'ho qui, eccolo qua. Questo è il balance sheet della banca centrale, appunto, americana. Vedremo un rallentamento della crescita perché non cesseranno l'acquisto. Attualmente l'acquisto è di circa 120 miliardi al mese di bond, quindi si andrà a ridurre questo valore, quindi non è che cesserà l'acquisto, ma una riduzione, quindi sarà un acquisto più basso. Quindi in questi giorni che cosa è successo? Praticamente si sono riuniti, il FOMC si è riunito e hanno deciso che prima dell'inizio della fine dell'anno inizieranno a fare il tapering. Non si è parlato di aumentare i tassi di interesse che per il momento resteranno a pari allo zero. Il tapering negli anni, o meglio, negli anni addietro, già ve ne ho parlato in questo video e ve lo linkerò in descrizione, alcune reazioni le dà al mercato, cioè fa flettere il mercato perché la situazione adesso sta cambiando. Quando si attua un tapering è perché ritengono che si sono raggiunti i livelli da loro auspicati, quindi il tasso di disoccupazione è sceso a livelli secondo loro ottimali per poter iniziare a fare il tapering. Secondo loro il tasso di crescita, quindi il prodotto interno lordo, eccolo qui. Scusate, questa è l'inflazione, eccolo qua. Il prodotto interno lordo dell'America è in fase di crescita, anche se in una percentuale piuttosto bassa. Infatti, se andiamo a guardare i cicli economici dell'America, possiamo notare un rallentamento nel Q2. Allora, questo è Q3 2020, Q4 2020, Q1 è qui sotto, ok, 2021, Q2 2021. Come vedete, Q1 è al di sopra di Q2, significa che l'economia non cresce. Ok, ve lo faccio vedere animato: Q3 2020, Q4 2020, Q1 era qui sotto, Q2 si è sovrapposto. Per essere in un'economia che si espande, il Q2 doveva salire. Ok, quindi attualmente, per quanto riguarda l'economia americana, non cresce in modo così elevato. Nonostante ciò, loro ritengono che sia arrivato il momento di ridurre l'acquisto e quindi abbassare il bilancio della Fed e quindi inizieranno a fare questa riduzione. Se andiamo a vedere sui mercati, la riduzione ha portato intanto a l'S&P a farlo flettere. Sapete che per chi mi segue sul canale, questa struttura chiave ve ne parlo da tanto e vi dicevo che poteva essere un punto di flessione perché se non avesse avuto la forza di romperla, allora poteva giustamente farlo rimbalzare. Pensavo la rompesse visto le molteplici volte che l'aveva toccato, ma non avevo tenuto conto del FOMC della riunione, quindi in questi giorni giustamente c'è stata questa prima flessione. Ora, cosa stiamo andando a toccare? Il primo livello che stiamo andando a toccare è la struttura che ha seguito dal 2020. Ok? Ora sono tanti mesi, veramente da tanto che questa struttura si tiene in piedi, ma le strutture prima o poi vengono rotte. Ora bisogna vedere quanto effettivamente l'S&P vorrà ritracciare. Se ritraccerà in una percentuale piuttosto importante, per esempio un 10%, un 12%, qui sarebbe normale arrivarci perché non ritraccia di queste percentuali da tanto tempo. Qui andiamo a conquistare, siamo andati a conquistare nuovi massimi mese per mese. Ok? Quindi ci sta se dovesse andare a flettere
e perdere qualche livello chiave attualmente in essere. Caso contrario, potrebbe anche già ripartire da qui se il tapering, per quanto riguarda il mercato, è già digerito. Potrebbe quindi usare questo livello come supporto e già ripartire. Questo purtroppo non lo sa nessuno cosa e come farà e quale direzione sceglierà. Bisogna solo aspettare, guardare e ci renderemo conto di quale sarà la scelta fatta. Poi anche il Nasdaq, che è normalissimo che ritracci perché siamo nella parte alta della struttura, ve lo dico ormai da tantissimo, era inevitabile che non che ritracciasse. Quindi qui rivederlo nella parte bassa non è da escludere, ci sono anche altri livelli di supporto che possono essere utili, ma se anche qui andassimo a perdere un 10-15%, che il tapering nel passato ha sviluppato questo tipo di correzioni, potrebbe tranquillamente arrivare anche fin qui, fino a 12.800 circa. Quindi l'importante è non essere dei maghi e capire dove si fermerà. L'importante è essere pronti per quando vorrà ripartire o meno. Tutto là sta il segreto. Quindi non siamo dei maghi, siamo trader ed investitori e l'unica cosa che possiamo fare è non indovinare, ma farci trovare pronti, questo è quello che io insegno ai miei studenti. Si evidenzia uno spostamento di liquidità sul dollaro continuamente, ora stiamo andando però a toccare dei massimi precedenti. Se il dollaro non si rafforzasse in modo prepotente, significa che comunque gli istituzionali non stanno andando a proteggersi. Se non si stanno andando a proteggere, a portare la loro liquidità dall'azionario al dollaro, che è un bene di rifugio a breve termine, allora significa che non avverrà una correzione pesante. Mentre se dovesse accelerare il dollaro, allora significa che sta avvenendo una correzione più importante e quindi gli spostamenti di liquidità dall'azionario al dollaro servono in protezione finché avrà cessato il ritracciamento, al che torneranno sull'azionario, sempre che non diventino appetibili i bond, cosa che escluderei perché, visto che andranno a ridurre l'acquisto dei bond, probabilmente perderanno anche, aumenteranno anche di valore, quindi saranno meno appetibili. Bisogna vedere, in questi giorni che cosa avverrà. Questo era un rapid update, ragazzi, per farvi capire che il tapering, intanto non l'ho spiegato in questo video perché già ne ho fatto uno e potete andarla a rivedere, lo metterò anche linkato in descrizione, ma era solo per farvi capire che nonostante l'economia americana stia comunque non accelerando in modo forte, come vedete nel trimestre scorso era 6.3 e poi siamo passati a 6.5, a differenza invece del mese precedente che aveva accelerato decisamente un po' più forte di 2 punti percentuali circa. L'inflazione sappiamo benissimo che è altissima, nonostante ciò i tassi non vengono ancora toccati, però loro attuano il tapering per ridurre l'inflazione più a lungo termine, nonostante loro ritengano che l'inflazione sarà momentanea. Quindi bisogna solo osservare e farci trovare pronti. Il segreto non è fare dei maghi, non siamo maghi o indovini. L'importante è sapere che prima o poi gli indici avranno modo di ripartire e farci trovare pronti quando avverrà. Un like, ragazzi, se questo video vi è stato di aiuto. Qui è Massimo Rea, vi ringrazio per essere stati sul canale. Iscrivetevi se siete nuovi e ciao, alla prossima!